andare offshore, che cosa significa esattamente andare offshore? Da qualche giorno abbiamo pubblicato il mio primo ebook che si chiama appunto Andare Offshore, che non è la mia prima fatica letteraria, volendo utilizzare un termine assolutamente improprio, perché come voi sapete ho pubblicato un altro libro disponibile su Amazon che si chiama Abbandona l'Italia e salva te stesso. Quindi in realtà andare offshore è il secondo dei due step. Nel senso, che cosa vuol dire esattamente andare offshore? Vuol dire, nell'accezione, come dire, personale del termine, e che però è l'accezione, come dire, che cerco di divulgare poi anche tra i miei clienti, che cosa vuol dire andare offshore? Vuol dire utilizzare tutte le possibilità che oggi sono disponibili lì fuori, sia all'interno del confine italiano, ma sia soprattutto al di là del confine italiano, perché poi è tendenzialmente evidente che offshore, come dire, evoca sempre l'immagine di un paradiso fiscale. Però offshore non è solo il paradiso fiscale. Qual è la grossa differenza tra offshore e onshore? L'offshore tendenzialmente si intendono quelle giurisdizioni in cui si pagano poche o nulle tasse, in cui la burocrazia è piuttosto semplice incorporare una società. Una volta almeno era anche piuttosto semplice agganciare un conto corrente bancario e quindi lavorare tendenzialmente anche nell'anonimato, perché poi le giurisdizioni offshore sono quelle che offrono due tipologie su tutti di anonimato, cioè l'anonimato soggettivo e l'anonimato oggettivo, cioè che poi tendenzialmente servono a nascondere o la persona che si trova dietro la company, di solito una BC, una IBC, un International Business Company, piuttosto che invece l'attività che la company viene utilizzata l'opposizione, diciamo, in opposizione invece al termine di offshore si utilizza quello di onshore. Incorporare una società in una giurisdizione onshore tendenzialmente significa utilizzare una giurisdizione appartenente ad uno dei paesi OCSE, quindi l'Organizzazione per lo Sviluppo Economico Internazionale, quindi tendenzialmente i più famosi, evidentemente i paesi del G7, tra cui Italia compresa, in cui c'è un alto tasso di burocratizzazione, un alto tasso di fiscalità, di imposizione fiscale, e che però chiaramente non hanno nessun collaterale in termini di danni reputazionali, e in cui le cose, diciamo, che si fanno, tra virgolette, perché poi è tutto da vedere su determinate tipologie di business alla luce del sole. Comunque, la grossa contrapposizione tra onshore e offshore è esattamente quella che vi ho detto. Quindi, quando io invece parlo di andare offshore, intendo non per forza costituire una società in una giurisdizione, diciamo, off limits, un tax haven, un paradiso fiscale per intenderci, ma sfruttare tutte quelle che sono le tecnologie, le possibilità che oggi la globalizzazione e la digitalizzazione danno agli imprenditori del web. Infatti, se mi stai ascoltando, al 99% dei casi è possibile che tu sia interessato e abbia già smanettato sul web alla ricerca di temi come partnership, Delaware LLC, UK LLP, piuttosto che conti correnti offshore, Georgia, Moldavia, CRS, chi partecipa allo scambio di informazioni, chi non partecipa allo scambio di informazioni, come è possibile strutturare un gruppo aziendale piuttosto che ristrutturare un gruppo già esistente, holding in Belize, subholding panamensi, BVI, Cayman Island, trust internazionali, isole di Man, isole di Cayman, gaming online, e chi più ne ha più ne metta. Purtroppo, comunque, anche per la demonizzazione mediatica che è stata fatta nel corso degli ultimi 50 anni, immediatamente quando si parla di questi argomenti, si parla di scandalo, si parla di evasione fiscale, se non di elusione nella migliore delle ipotesi. In realtà esistono innumerevoli metodi, tra l'altro applicati dai più grossi gruppi internazionali di tutto il mondo, in cui queste o parte di queste cose che vi ho nominato diventano perfettamente legali, perfettamente lecite, perlomeno in un determinato arco di tempo. Per esempio, vi faccio l'esempio del Double Irish, del Dutch Sandwich, sono diversi nomi per chiamarlo, utilizzato dalla Apple. Fino al momento in cui la Commissione europea non è intervenuta dicendo che non andava bene, quella struttura è stata mantenuta in piedi per 10 anni, nessuno si è lamentato di niente, e che fosse
al limite dell'elusione fiscale è tutto ancora da dimostrare. C'è stata una denuncia per aiuti di Stato da parte della Commissione europea, ma come dire, che ha spinto i paesi poi a cambiare i paesi in cui insistevano le società del gruppo Apple a cambiare vivamente la normativa interna. Però, come dire, fino al momento in cui è sorta la problematica, che poi è nata per un problema più che altro deontologico, perché la problematica è nata tutta dal pagare le giuste tasse, per cui legalmente quelli erano strumenti assolutamente accettati, tra l'altro utilizzati da molti gruppi delle Big Fortune, non soltanto dalla Apple. Quindi, come dire, la normativa cambia, la normativa si adegua a quello che era legale prima, non lo è più legale, poi non è neanche il termine giusto, diciamo, quello che si poteva utilizzare in determinate accezioni prima, perché se non fosse legale non esisterebbe più, invece continua a esistere, no? Evidentemente, cioè è ancora possibile aprire una partnership, è ancora possibile incorporare società in Olanda piuttosto che in Irlanda. Cambiano le modalità, cambiano anche le tematiche le possibilità di accertamento da parte delle diverse amministrazioni finanziarie. Quindi andare offshore vuol dire conoscere esattamente quali sono gli strumenti che sono là fuori, conoscere esattamente quali sono le giurisdizioni che possono essere utilizzate e quali possono fare bene a chi, sia in termini di persona, quindi qualità della vita che si sta cercando, sia in termini di business, quindi tipologia di business, affiliate marketing, network marketing, Amazon FBA, intermediazioni, piattaforme, digital products, consulenze, servizi, dropshipping, a ciascuno il suo. Non esiste un unico e solo business o struttura fiscale di riferimento che vada bene per tutti quanti. Quindi andare offshore in definitiva significa andare alla ricerca di un mondo migliore che permetta sia di abbattere l'imposizione fiscale, sia di ridurre la burocrazia e anche le problematiche contabili che certe volte sono assolutamente insopportabili nella gestione, soprattutto di un piccolo business, al di là del tempo, ma i soldi che ci fanno spendere sono davvero ridicoli in determinate giurisdizioni. Quindi andare offshore è la chiave verso, come dire, una vita economica e personale migliore, ma chiaramente deve essere fatto con cognizione di causa. Quindi non possiamo affidarci ai ragazzini che non conoscono, non sanno nulla del diritto tributario, non possiamo affidarci ai consulenti che fingono di sapere tutto, ma che in realtà poi ti danno un'unica soluzione per ogni caso. Dobbiamo affidarci chiaramente a persone estremamente competenti, che abbiano una visione a 365 gradi della situazione e che sappiano consigliarvi per il meglio senza tirare acqua al proprio mulino, perché è chiaro che se io ho lo studio a Dubai piuttosto che ho lo studio a Londra, tenderò a vendervi una struttura di Dubai piuttosto che una struttura di Londra. Se invece, come sottoscritto, non avete una base fissa permanente in nessuna parte del mondo, avete la giusta deontologia per approcciare la problematica del cliente nella maniera più opportuna, e cioè di dare quelle che sono tutto il ventaglio di soluzioni al cliente e non una e una sola. Ok? Quindi questo significa per me andare offshore. Se siete interessati ad approfondire il tema, come del resto siete, se mi avete ascoltato per tutti gli 8 minuti del video, trovate sul mio sito soluzioneaz.it e al link qui sotto l'ebook appena di nuovissima pubblicazione. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.